dopo 4 gare di astinenza. Il Südtirol ritrova la vittoria a Forlì imponendosi sulla formazione emiliana per 3-1 grazie alle reti di Tulli, Finché, Cia e allontanandosi dalla zona play-out. Contro il Forlì mister Viali deve rinunciare allo squalificato Bodo, agli infortunati Ranti e Fortunato e al lungo De Gente Baldan. Due le novità rispetto all'11 iniziale schierato contro il Bassano, ovvero il rientro a centrocampo di Fink, preferito a Cia, e il debutto stagionale di Bertoni, cui viene affidata la cabina di regia. Avvio di match energico, risoluto e spavaldo del Südtirol in maglia nera, che guadagna 2 calci d'angolo consecutivi in meno di un minuto. E sulla seconda battuta dalla bandierina ad opera di capitan Fink, il rapace Tulli insacca nel traffico il repentino vantaggio della squadra di Viali, realizzando l'1-0 e la sua terza rete in campionato. Fatica a reagire il Forlì mentre il Südtirol amministra con disinvoltura il pallino del gioco, pervenendo a raddoppio al 12esimo su splendida azione corale avviata dall'imprendibile Tulli per il cross di Spagnoli sul secondo palo, dove gli ozzi di tacco serve il rimorchio di capitan Fink, il cui destro deviato da Camarotto spiazza il portiere e vale il 2-0 al Tuatesino, nonché il terzo gol in campionato del capitano biancorosso. Südtirol padrone del campo, ma al 28esimo la squadra di Viali si fa trovare scoperta sulla sinistra, con Bardelloni che da fondo campo crossa in area per il liberissimo Tentoni, che da posizione ravvicinata controlla e infila Marconi sul primo palo, accorciando le distanze sull'1-2. Il Südtirol si rivede in avanti al 37esimo quando D'Inunzio tiene viva l'azione scodellando un pallone in area per gli Ozzi, il quale, credendo erroneamente di essere in fuorigioco, calcia al volo frettolosamente e malamente sul fondo, tutto solo in ottima posizione. Al 42esimo l'arbitro assegna un calcio di rigore al Forlì per fallo di mano di Bros su tiro di Cappellupo, ma Bardelloni dagli 11 metri calcia a lato, facendo tirare un sospirone di sollievo a Marconi e compagni, che chiudono il primo tempo in vantaggio per 2-1. Si riparte senza cambi in entrambe le squadre col Forlì che si rende pericoloso dopo poco più di 10 secondi da rientro in campo, quando Alimi elude la pressione di Liozzi e poi calibra un cross per il colpo di testa di Succi, sventato in tuffo da Marconi. Soffrono i biancorossi al quinto su rimessa laterale a lunga gittata di Sereni, respinta centralmente da Spagnoli. Il destro poderoso dai 25 metri di Cappellupo si perde non di molto a lato. All'ottavo si rivede la squadra di Viali con Fin che trova lo spazio per andare al cross, pennellando un traversone per l'avanzato Bassoli, il quale viene strattonato in area, ma l'arbitro non interviene. Al 13esimo altro brivido per gli altotesini con Alimi che scambia con Bardelloni e poi va al tiro, ma Marconi salva il risultato. Preme forte in avanti il Forlì con la squadra di Viali che rischia la mezz'ora quando Tonelli scappa via a Bassoli e da fondo campo mette un pallone velenoso sul primo palo, dove D'Inunzio anticipa in extremis Ponsat. Al 34esimo fa il suo debutto in biancorosso Arturo Lupoli, che rileva gli Ozzi stanchissimo in preda ai crampi. Il Südtirol chiude il match al 40esimo quando Tulli innesca in verticale Cia, entrato nel secondo tempo, col biondino di Montagna che va due volte alla conclusione trovando la rete sul secondo tiro e firmando il gol del 3-1. Quello che mette al sicuro il risultato e permette alla squadra di Viali di gioire al triplice fischio finale, tornando alla vittoria dopo 4 gare di astinenza e allontanandosi dalla zona play-out.